Celentano. Io. Ah, è lui. Allora. Come le vuoi? Questa. Questa. Tremano le mani. Te. Quale vuoi? Questa. Questa cos'è? 50 euro. No, 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 questo. Quale dammi, vuoi? Aspetta. Dammi questa qui, questa. Prendo questa. E i soldi? Grazie. Ma... Vabbè. Bella questa. Yamaka? Vado. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Glu, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava. Là dove c'era l'erba ora c'è. Troppo veloce. Hai detto di farla così. Là dove c'era l'erba ora c'è. No, perché? Una città e quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà questo ragazzo della via blu? Si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse: vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando: amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavare senza andare giù nel cortile. Mio caro amico, disse, qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. E sentirò l'amico treno che fischia così. Passano gli anni, ma 8 son lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa, ora coi soldi lui può comperarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, catrame e cemento. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
le case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, e no, andiamo avanti così, chissà come si farà, chissà, chissà, chissà come si farà, chissà, chissà, chissà come si farà, chissà. Predicatore, predicatore, uomo di regime, uomo di regime, di destra, di destra o di sinistra, o di sinistra, di destra, di destra o di sinistra, o di sinistra, dell'Inter, dell'Inter oppure del Milan, oppure del Milan, della Juventus, della Juventus, che sono i campioni, che sono i campioni, e anche quest'anno, quest'anno vi castigheremo, vi castigheremo, forse, chissà, chissà come finirà, chissà, chissà, chissà come finirà, chissà, chissà, chissà come finirà, chissà, chissà. Grazie maestro. Senti, adesso tu fai il tuo pezzo. Ne faccio tanti di pezzi. Tutti stasera? No, no. Uno. Ecco, ma io sono emozionato, ragazzi. No, ma anch'io, eh. Ah, sì. Mi sei ricordo l'idolo di tanti, eh? Mi ricordo quando sei venuto fuori la prima volta. Da mia mamma? No, da tua mamma. No, la prima volta quando hai cantato il pezzo a Sanremo. Terra promessa, sì. Come fai? Come una terra promessa, un mondo diverso dove crescere i nostri pensieri. Noi non ci fermeremo, non ci stancheremo di cercare un altro cammino. Era perfetta anche per Celentano. Bello, sì, davvero, è bella. Infatti ti ho invidiato un po'. Anche io. Senti, come si chiama questo pezzo? Allora, la canzone si chiama La nostra vita. E tu però c'è un fatto, tu hai corso un rischio stasera. Che è successo? No, prima hai detto la Juventus, siamo i campioni, vi castigheremo. No, me l'hai fatto dire tu. No, l'interista te l'ha fatto dire apposta, così non vendi più dischi. Sì. Sì. È stato lui ieri a dirlo. Infatti, i laziali, gli interisti, i milanisti, tutti contro ce l'hai adesso. Vedi che mi fa fare le cose, poi prima se le inventa e poi la coppa è mia. Forza tutti, forza tutti, forza tutti. Senti, ma qual è il pezzo che fai adesso? Si chiama La nostra vita e domani è il mio compleanno. Ah, cazzo! Auguri! Quanti sono? Ci sono quasi. Sì. Grazie. Allora, siccome dicono tutti che io mi invento, diciamo, tutte le cose per farmi pubblicità, ho detto, domani è la mia festa, esce il mio disco, se volete comprarlo, compratelo. No, ma no, se non volete, cioè, ognuno è libero di fare. No, questo è un modo di parlare semplice, cosa c'entra, cosa vuol dire? Se vieni qui per forza, bisogna dire cosa canti, cosa fai. No, ma io vengo qui per fare promozione. Sì. Certo, mi sembra. Cioè, non sei venuto per venire a trovarmi? Un po' perché per Rosita, ma ha insistito un po'. Noi ci vediamo sempre al bar da Mimmo. Sì, lo so. Ti ricordi quel giorno
mi ricordo che, in macchina. Che io non sapevo dove mettere la macchina. E io ti ho mandato a quel paese. Sì, infatti. Metto, ma chi è quel pazzo che ha messo la macchina? Di più, peggio. Sì, sì, ha detto qualcosa di più. Beh, puoi dirlo, eh. Cosa ho detto? Tutto quello che dici. Cosa ho detto io? Cosa hai detto? Sì, non mi ricordo più. Cazzo vuoi? Ah, tu hai detto. Eh sì, non ti ricordi. E io cosa ho detto? Hai detto, ma sono Adriano. Ah, ho dovuto farmi riconoscere. C'ha la macchina con i finestrini così, è normale, non ti potevo riconoscere. Senti, ma tu, allora, questo pezzo che fai, che canti, che, come si chiama? La nostra vita. La nostra vita. E di cosa parla? La vostra vita, la vostra, la tua? No, un po' di tutti, diciamo. Io penso che nelle mie canzoni, come nelle canzoni di tanti artisti, da Vasco a chiunque, ci si ritrova, no? La gente ci si ritrova. Quindi questa è leggermente autobiografica? Ma un po' tutto. Sì. Un po' tutte le cose che faccio sono autobiografiche. Posso? Ma anche te, cioè ognuno di noi. Cioè, dove vai? No, sì, sì, vabbè, a volte. Perché c'è un fatto, è logico che quello che facciamo ci dà uno spunto, a volte per fare una canzone o per fare, non so, un film. Penso che. Fare uno spettacolo in televisione. Penso che tante canzoni nascono da quello che vivi. Anche se poi, se hai successo, naturalmente le cose cambiano. Però non ci si dimentica dove è, no? Sì. Abbiamo fatto questa canzone che, sì, che certo. È molto... Cioè, non ci si dimentica da dove arriviamo. Da dove, sì, certo. Queste sono quelle radici lì rimangono per sempre, alla fine. E quindi tu c'è un po' di nostalgia in questo? Beh, però... ritornare indietro non mi piace tanto l'idea. Però il mio cuore è rimasto comunque lì, perché è difficile che i soldi possano cambiare questo, possano far cambiare questo. Poi... Almeno. Poi c'è un fatto che... Lui, no, tu hai ragione sul fatto dei soldi, perché io e lui spendiamo tutto, Tutto quello che guadagniamo. Ma hanno detto che tu rifai la casa ogni 3-4 mesi? No, questa qui è una frotta. Lo studio di registrazione sì, però. No, è sempre rimasto quello, uguale. Ah, sì. Quello? Sì, però sì. Non mi hai mai invitato, eh? Eh? No, ti ho invitato, Rosita ti ha invitato, soltanto che tu non c'eri quella volta. Ah, no? No. Vedi che... Mi inviti? Mi hai invitato davanti a 20 milioni di persone. Certo. Perché stasera sono 20. Secondo me sì. Allora io ti lascio cantare la canzone. Grazie. Ti do la chitarra? Sì. È tua questa? No, l'altra è la mia. Costa di più. Ciao Eros.